Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati con un nuovo episodio delle news della settimana. È stata una settimana un po' deludente questa, almeno per quanto mi riguarda. Mi aspettavo l'annuncio di Deadpool, dopo quello di Wolverine della scorsa, che purtroppo non è arrivato, quindi si spera sempre nella prossima. Settimana deludente, dicevo, per quanto mi riguarda, perché c'è stato soltanto un annuncio in ambito Star Wars per quanto riguarda Toys, un paio di rilasci e poi però un paio di chicche interessanti per quanto riguarda Mass Toys. Quindi ragazzi, andiamo a vedere subito e cominciamo con il primo rilascio in caso Toys, ovvero Jake Sully, direttamente da Avatar, La Via dell'Acqua, quindi il secondo capitolo del film, di quella che dovrebbe essere una trilogia, che purtroppo io ancora non ho visto, ragazzi, quindi una grave mancanza la mia, già lo so. Quindi mi perdonerete, ma prima o poi troverò il tempo di guardarlo. Jake Sully, che era stato annunciato ormai un bel po' di tempo fa, non so se subito dopo l'uscita del film o subito prima, non ricordo, però finalmente è arrivato sugli scaffali, almeno per quanto riguarda il mercato orientale. Come potete vedere dalle foto, è davvero bellissimo, nulla da dire, è un bel pezzo di 45 cm circa di altezza, ragazzi, con questo head sculpt che a me fa impazzire, sinceramente, con tutte queste parti luminose della pelle blu dell'avatar che si illuminano davvero, quindi davvero uno spettacolo. Capelli che sono in plastica, ovviamente, o misto tra plastica e tessuto, dopo andiamo a leggere meglio. Le bestie. Passatemi il termine, ma per me sono le bestie alate che non saranno incluse ovviamente in questa versione, però se ce le mostrano, chissà che un giorno non vengano annunciate da parte di Hot Toys. Questa è la versione deluxe, quella che state vedendo a schermo, che ha di differente rispetto a quella normale, questa base diorama con l'ambientazione di Pandora che è davvero bellissima, e tra l'altro illuminata a LED, quindi sarà un effetto fighissimo secondo me vista dal vivo, quindi davvero un ottimo pezzo. Andiamo a leggere qualche specifica molto rapidamente perché c'è davvero tanta roba oggi. Quindi abbiamo Jake Sully nelle sembianze del film The Way of Water, cioè La Via dell'Acqua. Abbiamo ecco qui il pattern della pelle che ha dei riflessi, quindi quei riflessi luminosi di cui vi parlavo prima. Qualche paio di mani aggiuntive, 45 cm di altezza e solo 16 punti di articolazione rispetto ai soliti 30 che troviamo nelle altre action doll. Poi abbiamo diverse armi, tra cui un'ascia, un fucile, un pugnale e una granata. Questo è il fucile, tra l'altro, quello che vediamo imbracciare a Jake. E poi, come dicevamo, nella versione deluxe è prevista la basetta illuminata caricabile con USB, davvero un'ottima cosa. Io non l'ho preordinato, ragazzi, quindi per il momento non ci sarà sul canale, però fatemi sapere voi invece se l'avete preordinato oppure se lo state aspettando. Poi, secondo rilascio inaspettato per quanto mi riguarda è Kang direttamente da Ant-Man and the Wasp Quantumania, che viste le vicende che hanno coinvolto l'attore, non mi aspettavo almeno nell'immediato così di botto così. Tant'è che è stata una vicenda un po' strana perché in realtà Hot Toys, che di solito fa sempre gli annunci su Facebook o sui social, ha annunciato il rilascio esatto di Jake Sully, per esempio, e l'annuncio che vedremo fra poco. Ma per quanto riguarda Kang non ha fatto nessun post. Infatti sono venuto a saperlo subito dopo da The Secret Base, il negozio ufficiale Hot Toys di Hong Kong. Però da parte di Hot Toys non c'è stato ad oggi ancora nessun annuncio ufficiale. Comunque, ciò che è sicuro è che comunque è stato rilasciato ed è davvero un bel pezzo, con le sembianze appunto dell'attore, di cui adesso non ricordo il nome ma lo leggiamo subito, che appunto ha avuto delle vicende legali particolari di cui adesso non sto a parlare perché tanto le saprete tutti. Cosa molto figa è la funzione dell'elmo che si illumina appunto,
E poi, vabbè, le sembianze dell'attore, l'head sculpt sembra davvero eccezionale, ragazzi, con ovviamente gli occhi che possono essere ruotati separatamente, diversi effetti, e poi andiamo a vedere, questo è il resoconto finale, quindi troviamo tutta questa roba all'interno della scatola e questa particolare basetta pentagonale. Poi andiamo a leggere due specifiche al volo come abbiamo fatto per Jake Sully. Allora, quindi stiamo parlando di Kang il Conquistatore. E volevo leggere, ecco, Jonathan Majors, ecco, non mi veniva il nome dell'attore che ormai è stato ovviamente buttato fuori da Marvel. E quindi troviamo qualche funzione LED per quanto riguarda appunto il casco, 30 punti di articolazione, 31 cm di altezza, qualche paio di mani aggiuntive intercambiabili e poi il costume con diverse parti in metallico, metallic purple green color shoes, solo la vernice metallizzata, quindi vernice metallizzata viola e verde. Davvero un bel pezzo, anche questo non è entrato a far parte dei miei preordini, costo è di 280 euro su Sideshow, quindi sarà all'incirca sui 320-330, prezzo colosso. Però comunque, ecco, questo è un pezzo che in futuro potrei, magari se scende un po' di prezzo, se lo trovo da qualche parte, potrei recuperare, perché non è affatto male. Poi adesso veniamo invece all'annuncio, l'unico annuncio della settimana che purtroppo delude le mie aspettative, perché stiamo parlando del droide K di Star Wars in occasione del 25esimo anniversario di La Minaccia Fantasma. È un bel pezzo, molto figo, devo dire la verità, anche lui non penso che lo preordinerò, non adesso, ma potrà essere preordinabile anche più avanti se lo troverò, però diciamo che non è, fa parte di quelle che sono le mie, non proprio le mie priorità, diciamo, ma diciamo una doll di seconda fascia per quanto mi riguarda, nonostante le fattezze molto molto buone. Guardate che bello che è, che può anche, e può anche trasformarsi, quindi ha la possibilità di assumere la classica forma, diciamo, a riccio, no? Con cui si sposta. E l'unica mancanza, so che magari sto sognando un po' troppo, sarebbe stato bello, eccolo qui infatti, mentre assume la forma durante il movimento, insomma. Vi dicevo, mi sarebbe piaciuto, fosse un sogno, avere il classico scudo protettivo dei droidi, quello scudo blu trasparente, blu traslucido, che li rendeva tanto odiosi, quantomeno nei videogiochi. Non so se alcuni di voi hanno avuto un'esperienza, ma davvero erano odiosi. Qui lo vediamo a confronto con un droide e un Super Battle Droid, quindi più o meno è la stessa altezza, all'incirca un 33 cm. Ed è davvero comunque un'ottima aggiunta alla collezione. Vi dico, preferisco destinare l'investimento in soldi, diciamo, economico, in altre doll per cui ho una maggiore priorità, però ciò non toglie che in futuro potrei prenderlo, perché è davvero molto molto interessante. Andiamo a leggere qualcosina anche riguardo del droideca. E le sembianze sono quelle, appunto, come vi dicevo, di Star Wars The Phantom Menace, quindi della Minaccia Fantasma. 25 punti di snodo, può essere trasformato e una volta trasformato diventa all'incirca 22 cm d'altezza, quindi in questa forma arricciata, diciamo chiusa. Molto carino, ragazzi, quindi fatemi sapere voi invece cosa ne pensate, se pensate di preordinarlo, perché non si sa mai, insomma. Poi adesso, questo era quello che riguardava Hot Toys, e come al solito andiamo a fare un salto su Il Colosso dei Nerd, dove ci sono un paio di chicche rilasciate questa settimana, anzi annunciate questa settimana con i preordini aperti, che sono Due Facce e l'Enigmista. Due Facce, qui stiamo parlando di Mass Toys, sempre scala 1 a 6 ovviamente, e guardate questo Due Facce, quanto è figo! È davvero, secondo me, bellissimo. Riprende alla perfezione il Due Facce di Batman Forever. Guardate anche il tessuto, completamente diverso. Davvero molto, un pezzo davvero molto molto bello. Guardate che qui.
Qui c'è un recap, diciamo, finale in cui vediamo tutto ciò che è in dotazione al dual face. Abbiamo i vari revolver, la pistola, le monete, gli orologi, i mani intercambiabili e come pre-order bonus la maschera. Davvero un ottimo pezzo questo. Guardate che bello che è il volto. Ci sono due headscut, tra l'altro, ed è davvero fighissimo. Questo potrei davvero farci un pensierino anche perché sul Colosso il prezzo è davvero molto molto conveniente, 219 € con il preordine da fare entro il 16 di luglio, ragazzi. Quindi per gli amanti di Batman e soprattutto in particolar modo di Batman Forever, questa è un'occasione da non perdere. Così come per questo Enigmista. Enigmista sempre da Batman Forever. Però a me non convince tantissimo l'headsculpt. C'è qualcosa che non mi quadra, diciamo, non ve lo so dire, non è proprio. Non lo so, insomma, è fatto molto bene, però non lo trovo davvero troppo somigliante al Jim Carrey che interpreta l'enigmista in quel film. Guardate ad esempio qui, sì, la somiglianza c'è, però ecco, mi sarei aspettato qualcosa di più, soprattutto visto l'headsculpt di Dual Face. Poi, ragazzi, è la mia opinione personale, nulla toglie che magari a molti di voi invece potrà piacere tantissimo, addirittura più di due facce. Qui c'è una sorta di recap di tutto quello che troveremo all'interno della scatola, quindi sempre due headsculpt, il bastone e varie altre cose, tra cui anche mani intercambiabili e quant'altro. Anche qui c'è una maschera di Halloween, come abbiamo visto anche per Dual Faces, per due facce, come pre-order bonus. Quindi anche qui, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, perché sono due pezzi davvero immancabili per tutti i fan DC e in particolare di Batman Forever. Un salto veloce su Il Colosso dei Nerd, ragazzi, di cui trovate sempre qui sotto in descrizione il link e di cui vi ricordo che la collaborazione, quindi se volete contattare il Colosso, ditegli che siete miei iscritti per ricevere subito 500 punti sul vostro account che equivalgono a 10 euro di sconto. Abbiamo i preordini aperti che già avevamo visto per questo capolavoro di Wolverine per 299 € per l'edizione normale e 349 per quella deluxe. Poi abbiamo questa figura bellissima, secondo me, di Guts di Berserk a soli 72 €. E poi due chicche, ragazzi, che stavo guardando proprio l'altro giorno, che riguardano Deadpool. Queste Revoltech di Deadpool, versione 2.5, a 95 €. C'è sia la versione con la colorazione normale, diciamo rossa e nera standard, sia quella con i colori X-Force, quindi bianco e nero. E sono davvero bellissimi, nonostante la scala, ragazzi, sono veramente fantastiche. C'era un altro pezzo che avevo visto proprio da Gianluca del Colosso dei Nerd di Batman, davvero un capolavoro. Quindi il prezzo è anche abbastanza accessibile, quindi ragazzi vi consiglio di dargli un'occhiata. Così come vi consiglio questo Rao da Hokuto no Ken, bellissimo, a soli 79. Qui abbiamo anche Lara Croft, la statua però in PVC. E poi questo set delle tartarughe che è davvero fighissimo a 310 €. Bene ragazzi, quindi per questo è tutto. Io, come vi dicevo all'inizio, non è stata una settimana particolarmente entusiasmante per quanto mi riguarda. Sì, gli annunci, c'è stato un annuncio non troppo interessante per me e un paio di rilasci abbastanza buoni. Però ecco, avrei gradito, l'aspettativa era quella di avere Deadpool. E quindi c'è stato un po' di delusioni probabilmente proprio per quello. Intanto Hot Toys sta andando fortissima per quanto riguarda i rilasci, quindi quel programma di rilasci che aveva fatto ormai 3 o 4 settimane fa lo sta praticamente realizzando in un modo rapidissimo, quindi mi aspetto altre uscite nelle prossime settimane. E quindi ragazzi, io vi ricordo gli appuntamenti del canale con martedì, probabilmente se riesco, un video unboxing del pacco di Sara, delle carte di Naruto Kaio. Giovedì un unboxing e ritornerà la rubrica Classics, ragazzi. E la live non sarà lunedì per via degli europei, perché giocherà l'Italia lunedì sera, ma probabilmente se ci sarà,
ci sarà mercoledì sera, sempre alle 21.30. Fatemi sapere per favore qui sotto nei commenti se ci sarete e poi ovviamente se riuscirò a farla vi farò la premiere sul canale, quindi la vedrete insomma. Detto questo raga, scusate, mi sono prolungato come al solito per le news, mi prolungo sempre troppo. Spero che passiate un buon fine settimana, una buona domenica ed una buona settimana entrante. Con le news ci vediamo domenica prossima, per il resto ci vediamo in live e con gli altri appuntamenti del canale. Iscrivetevi ragazzi se non l'avete fatto, mettete mi piace al video se vi è piaciuto e ci vediamo come al solito al prossimo appuntamento. Ciao raga, a presto!